una giocata da dare su Cerci. Entrata decisa di Glick, entrata del rosso diretto per Glick. Rosso diretto per Glick. Adesso dobbiamo rivedere. Sono molto intransigenti, anche ieri sera abbiamo visto un'entrata dura di Boateng, rosso diretto. Qui stiamo a vedere, sicuramente un fallo in quella zona del campo così violento, vediamo, bruttissimo. Giusto. Anche se prende leggermente la palla, no, ma non bene, c'entra, ma nulla. Se lo prende brutto, perde la gara, cioè se lo prende bene. Non puoi fare un'entrata del genere. Mamma mia. Assolutamente. Di foga magari, quello che guarda. No, infatti ha rischiato la caviglia, sì. Mamma, e protesta anche. No, ma secondo me non si è reso conto. Allora io non voglio fare un parallelo, ma io ti ricordi un fallo così? No, ma che brutto fallo. Lo sai un fallo così qual è? Quello di Edoardo, te lo ricordi Edoardo? Sì. Però qui la palla è al piede, rimane leggermente alto, quello era a terra. Sì, però. I risultati potevano essere quasi gli stessi. Sì. Se lì se il piede si blocca, cioè se il tacchetto si blocca sul terreno. No, non possono reclamare, forse non hanno visto il fallo, io capisco non si rendono conto, no, perché non lo puoi aver visto. Ma no, adesso guardavo il secondo di Ventura, che erano un po' perplessi, però quando lo rivedranno sicuramente capiranno, perché sono persone intelligenti, Ventura è intelligente, capirà che questo è un fallo da espulsione, assolutamente. Andiamo da Paolo Aghemo, Paolo. Sì, proteste da parte sia di Ventura che del suo vice Sassuolo, anche del team manager Giacomo Ferri col quarto uomo vuoto. Adesso stavo andando a cambiare Di Cesare, però in realtà, insomma, la sensazione, anche vedendo il discorso tra Ventura e Sullo...